le piace pensare, dalla vegetazione, perché per molto tempo, un po' l'incuria del tempo, un po' anche problematiche legate all'attività dell'uomo che ha fatto di questi ruderi una cava a cielo aperto di pietre, è stata la distruzione poi inevitabile. Fino agli anni 90, primi anni 90, diciamo che il sito era solo parzialmente visibile, non si vedeva tutto quello che vedete voi oggi. Sicuramente si vedeva il campanile, già negli anni 60, anni 70, e parte di questa muratura in elevato. Tutta questa zona qui dove vedete tutti questi alberi era coperta da terra. Dove siamo noi oggi c'era un asfalto di quello lì, praticamente la strada, la 167 Laghi, che copriva tutta questa zona, quindi non si vedeva questo edificio. Non si vedeva la trigora, si vedeva soltanto un po' il muro alto che sbucava, quello semicircolare, quindi era coperto dalla strada. Negli anni 90 si è capito che bisognava non più solo indagare con degli scavi archeologici iniziati già nel corso degli anni 60, poi negli anni 70, quindi a più riprese, di cui la superintendenza prima per i beni architettonici, poi per i beni ambientali e archeologici si è occupata, ma bisognava agire, fare qualcos'altro. Quindi è stato smantellato in parte l'asfalto ed è rimesso quello che poi oggi, il resto di quello che oggi vedete. Gli ultimi interventi archeologici si sono svolti nel 2011, in cui c'è stato un accordo sinergico tra la Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata, l'allora direzione regionale e la scuola di specializzazione in archeologia di Matera. Questo anno ho avuto la fortuna di partecipare a questo scavo e quindi di vedere un po', di riprendere un po' anche insieme ai vari studiosi la storia di questo sito. E adesso, insomma, un po' per grandi linee cercheremo di raccontare quella che è la fetta più veritiera, ecco, di questa storia, perché quello facciamo noi, il nostro mestiere serve a quello. Vi faccio una premessa però, parlare di Sant'Ippolito non è semplice. Sia perché la documentazione storica, storiografica, ancora fa rovellare oggi gli studiosi, non se ne viene a capo, un po' per l'intitolazione a Sant'Ippolito, un po' per il fatto che fosse effettivamente un luogo di potere religioso già in antico insieme a San Michele, o se le due realtà fossero distinte tra di loro, quindi c'è ancora da rovellarsi. Un po' perché non è facile spiegarla, diciamo, ai non addetti ai lavori, ma perché non è chiara neanche a noi, bene, l'articolazione planimetrica, perché è piuttosto complessa. Diciamo che quello che vedete voi oggi è il risultato di una serie di attività edilizie che si sono svolte a più riprese nel corso del tempo, a partire dal X secolo d.C. più o meno, sino a poi a tutto il periodo normanno svevo ed angioino, con un arresto, diciamo così, almeno quello si è capito, intorno alla prima metà del 1400, quando poi si potenzia la badia di San Michele e c'è lo spostamento della comunità monastica da Sant'Ippolito a San Michele. Adesso cerchiamo di partire dall'inizio, andiamo per gradi. E qui faccio una richiesta alla vostra fantasia, cercando di fare un giro immersivo con voi. Azzerate tutte le murature che vedete, cercate proprio di far finta che non ci siano e lasciate soltanto queste tre. Vedete questa zona semicircolare? In realtà sono tre absidi. Se ci spostiamo così la vedete...